Il distacco da subito. Che cosa significa il distacco da subito? Significa che appena lei dice ci molliamo, io mi distacco immediatamente. Questa cosa è una cosa per certi versi giusta e per altri versi sbagliata, perché tutto cambia un po' da situazione a situazione. Nasce questo dubbio da un mio vecchio follower, che poi dopo è diventato cliente, che mi diceva: guarda Teo, io ti seguivo già da 2-3 anni, faccio minchia, non c'è veramente una sega da fare tutto il giorno, va bene. Ti seguivo già da 2-3 anni e ero pronto al distacco, cioè appena effettivamente tu vieni lasciato, io ho capito che bisogna andare in no contact e vado in no contact. Bene, questo principio potrebbe anche essere particolarmente azzeccato e giusto, ma c'è una sfaccettatura, che è la sfaccettatura di cui ti voglio parlare in questo video. Intanto io ti do il benvenuto su questo canale, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Nel tempo sono diventato il punto di riferimento in Italia per quel che riguarda la riconquista della ex, e affinché tu possa entrare un po' più nel mio mondo ti invito a guardare giù in descrizione, perché c'è una sorta di mini corso che ho preparato per te e soprattutto trovi un sacco di altro materiale, tra cui podcast, interviste ai miei vecchi clienti e tantissime informazioni che ti possono aiutare a ottenere questo risultato così ambito in questo momento. Quindi appena finisce questo video, mi raccomando, vai giù. Inoltre, se ti va, iscriviti al canale e attiva le notifiche, perché così ti arriverà una notifichina ogni volta che andrò live, ogni volta che andrò in diretta e ogni volta che interagirò appunto con il pubblico. Quindi mi raccomando. Facciamo finta che la ex che ci sta lasciando è una persona particolarmente vittimista, una persona che ce l'ha particolarmente con il mondo, è una persona che si butta giù, ha poca stima di se stessa e soprattutto si aspetta che prima o poi qualcuno arrivi e le risolva tutti i problemi che lei sente di avere in questa esistenza. Se facciamo finta che esiste questo tipo di persona, che cosa succede? Succede che nel momento in cui ci si lascia, quindi lei ti lascia, e tu vai direttamente nel distacco e non proferisci più parola da quel momento, quindi oggi ti lascio e da domani tu non mi caghi più, che cosa succede? Succede che implicitamente, da un punto di vista di reverse engineering, tu vai, attraverso il non fare nulla, a modificare una percezione del distacco, che è una percezione che in realtà dovrebbe arrivare. Cioè, io attraverso il distacco ti lascio tempo, ti lascio spazio, penso alle mie cose, penso a riorganizzare la mia vita, eccetera. Ma qual è il messaggio vero che arriva a lei? A lui non gliene fregava veramente un cazzo. Fine dello spot. Perché arriva questo? Perché lei vede il mondo attraverso gli occhi della vittima. E vedendo il mondo attraverso gli occhi della vittima, il tuo silenzio lei lo percepisce come una conferma, come un rifiuto. Bada bene, questa cosa non è sbagliata a prescindere, perché voglio precisare una cosa. Siamo in un video, ok, su YouTube, dove ci sono i tutorial su come fare la pasta asciutta e su come riconquistare la ex, ok? Fantastico. Prendi quello che ti dico un po' con le pinze, non è oro colato questo, e va sempre comunque contestualizzato alla tua situazione specifica. Quindi questo consiglio potrebbe andare bene a 10 persone, come potrebbe non andare bene a altre 10 persone. Quindi prendi il principio, e semplicemente serve a ragionare, ad attivare il cricetino che sta qua dentro. Qual è il principio, quindi? Se io vedo il mondo con gli occhi della vittima, il fatto che tu non mi rincorra dopo la rottura ma vai subito in distacco, potrei interpretarlo come un avevi ragione. Cioè, io avevo ragione nel mandarti a fare in culo, lui semplicemente non aveva il coraggio di interrompere la relazione, vedi, comunque a lui non gliene fregava veramente nulla, per non usare un termine più colorato. Quindi il principio da questo punto di vista è che qualcosa dopo la rottura bisogna comunque farla. Ora, questo qualcosa ovviamente non va a sistemare le cose e non deve avere l'obiettivo di sistemare le cose, deve semplicemente avere l'obiettivo di colmare questa scusa che lei si racconta. Cioè, deve sembrare agli occhi del mondo che in qualche modo tu hai fatto un'azione, ok? Che sia anche semplicemente lo scrivergli, che sia anche semplicemente nel dargli un'informazione, che sia del tipo: guarda che
non è che sono totalmente sparito. E se a quel messaggio, oggi ci siamo lasciati, dopo 2 settimane si manda questo messaggio delle palle, se a questo messaggio arriva risposta, non arriva, si riaprono dei capelli, non importa, questo messaggio serve solo ed esclusivamente a colmare questa sua visione delle cose, a colmare questo aspetto. E quando questo aspetto sarà colmato, allora in un futuro, perché tu devi avere una visione molto in profondità, in un futuro che cos'è che accadrà? In un futuro lei non ti potrà mai dire: ah, ma quando ci siamo lasciati tu non hai mosso neanche una paglia, potevi riconquistarmi se solo avessi insistito. Perché questa è una stronzata che non te la sta dicendo a te, ma la sta dicendo a se stessa per confermare la sua decisione, ok? Sveglia. Molto importante quindi capire intanto con chi hai a che fare. Io sono stato molto chiaro: prendi con le pinze, e soprattutto una persona molto vittimista, che vede il mondo come cosa cattiva, il mondo mi ha fatto del male, il mondo mi ha portato a, il mondo mi ha portato su, mi ha portato giù. Ok, va bene, ma a un certo punto togli il piede dall'acceleratore. Ti faccio un esempio di questo mio cliente che sto seguendo oggi. Lui in questa relazione, dopo la rottura, che cosa è successo? È successo che lui ha insistito, ok, affinché tornassero insieme, bla 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 bla, e a distanza di tempo che cosa è successo? Lui ha cominciato il distacco, ha cominciato a staccare le mani dal volante, ok? E poi improvvisamente è la ex che ha cominciato a fare dei gesti nei suoi confronti. Perché questo? Perché in quel periodo di tempo, da dopo la rottura, poco dopo, il fare delle cose, fare dei discorsi, cercare di rimettere le cose, insomma, di raccattarle e rimetterle su, può andare bene, può essere ok, d'accordo? Ma se lui avesse fatto direttamente il distacco e non avesse insistito in quel piccolo lasso di tempo per poi staccarsi, ma si staccava già da subito, che cosa succedeva? Succedeva che la sua ex diceva: ah, vedi, avevo ragione nel pensare questo. La sua ex, una persona che ha questa grandissima ferita dell'abbandono, quindi lei è una persona che è sempre stata abbandonata, ma bisogna capire anche questo: è sempre stata abbandonata lei o ha sempre creato le premesse affinché il suo trauma venisse confermato? Perché anche questo è un altro paio di maniche, perché questo mio cliente qua non aveva minimamente intenzione di abbandonarla, tuttavia lei che cosa ha fatto? Si è creata il castello in testa affinché allontanasse questo mio cliente, per poi incolparlo del fatto che l'ha abbandonata. Le persone sono strane, ok? Io per primo. Il principio è quindi: dobbiamo quantomeno colmare quella roba lì iniziale prima di andare al vero e proprio distacco. Quella roba lì iniziale va bene che dopo che ci siamo lasciati per 1, 2 settimane, 3 settimane, insomma tempo limitatissimo ovviamente, diamo un po' di ossigeno per poi rientrare, vedere e poi riuscire. Ripeto, il rientrare e vedere per poi riuscire ha come unico scopo colmare questa sorta di obiezione che lei ti potrebbe porre più avanti nel tempo, ok? Perché quest'arma può essere presa, rigirata e rificcata qui, direttamente dove fa male. Quindi mi raccomando, tra l'altro, se vuoi robe sul distacco, ti lascio a questo video, mi raccomando, vattelo a vedere, e noi ci vediamo alla prossima. Ma raccomando, do not far cazzat, eh? Mi raccomando.